The debate over the vote that is taking place on Thursday to confirm von der Leyen's candidacy as president of the European Commission is particularly heated across European capitals. This is especially true here in Rome, where Italy's prime minister is also the president of the ECR political group, one of the largest groups that has remained undecided over its support to von der Leyen. As we know, at the end of June, Giorgia Meloni abstained from the vote to confirm von der Leyen's re-election, and more recently she stated that regardless of the dual roles, she wants Italy's position to be recognized. In other words, she aims to ensure that Italy gets a top post in the EU Commission. Every vote will count on Thursday when von der Leyen will attempt to convince MEPs to give her a second mandate. But given it's a secret ballot, the result is not guaranteed. Dal nuovo patto di stabilità alle politiche migratorie. Secondo gli analisti, la posta in gioco per l'Italia è talmente alta che il Paese deve preservare i buoni rapporti mantenuti con la Commissione europea. Meloni oggi si trova dei concorrenti a destra. Deve dimostrare di portare a casa un risultato. Quindi dei voti di Fratelli d'Italia sicuramente bisogna. Credo che l'influenza della Meloni possa essere anche su una parte almeno di ECR. Nel momento nel quale sono andati via Orban, Vox e una parte del gruppo, quella che è rimasta è più facile condizionarla. In tempi difficili sia l'Italia che gli altri paesi dell'Unione Europea si trovano ad affrontare una maggiore responsabilità. Per l'Italia, così come per gli altri paesi europei, c'è un'importanza di assicurarsi che questo voto ci porti effettivamente, rapidamente, a delle istituzioni funzionanti a livello europeo, perché non dimentichiamocelo, siamo in un contesto storico di grande fluttuazione, di grande rilevanza, con una guerra alle nostre porte, con un dibattito politico negli Stati Uniti dove purtroppo il tragico evento dell'altro giorno, che poteva essere ancora più tragico purtroppo, non ci fanno ritenere che la situazione a livello internazionale sia particolarmente semplice. Molto dipenderà dall'incontro che von der Leyen terrà martedì con i conservatori riformisti in vista del voto di questa settimana.